pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Eccolo qui il nostro buongiorno, un buongiorno digitale a te e a tutti gli italiani. Grazie ovviamente. Marco, ben trovato. E allora eccolo qui pronto a chiarirvi ogni, insomma, i dubbi, idee, interrogativi su tutto quello che riguarda il mondo digitale, che molto spesso magari non riusciamo veramente a comprendere. Dunque, inviateci subito una mail una mattina in famiglia @rai.it oppure scriveteci su Facebook o su Twitter. Il prof 2.0 cercherà di rispondere a tutti i vostri quesiti. E allora Marco, approfittiamo subito della tua esperienza per capire da come ci possiamo difendere da chi sfrutta nuove frontiere tecnologiche, beh, per scopi non sempre encomiabili, diciamo. Brava, così. brava, perché il digitale dà tante opportunità, ma ovviamente contiene anche dei rischi. Per esempio le carte di credito. Ecco, nota dolente. No, quelle che si usano ormai normalmente e che alcune di queste hanno il contactless, cioè la possibilità di pagare senza necessariamente dover inserire il PIN. Si avvicina e si paga. Cioè appoggiandolo direttamente sul lettore, sul post, avvicinandolo, no, senza necessariamente appoggiarla. E quindi basta avvicinarsi. Ah, solo avvicinarsi. E infatti questo è un po' il trucco, ecco. Perché c'è chi usa dei POS, cioè quindi quegli apparecchi che servono poi per farsi pagare, portatili, e va vicino alle tasche delle persone, magari in metropolitana, e fa la transazione, anche perché il limite massimo è 25 euro. Dopo i 25 euro bisogna inserire il PIN, bisogna inserire il codice, ma fino a 25 euro no. E quindi non ti arriva neanche il messaggino sul telefono. Beh, dipende, se hai un accordo, cioè se lo gestisci bene si può arrivare. Okay. Qual è la soluzione? Che ovviamente io ce l'ho in tasca, è ovvio, cosa voleva? È usare un portafoglino di questo genere, che in sostanza è un tipo di portafoglio, ma ce ne sono tanti e costano mediamente poco, che contengono una sottile pellicola dell'equivalente della carta stagnola, e fa sì che in poche parole la radiofrequenza non possa attraversare questo, e quindi si può riempire. Ce ne sono di vari tipi di carte di credito, affinché si possa evitare questo genere di truffe, perché di truffe si tratta ovviamente. Bene, allora grazie per il suggerimento Marco. Adesso parliamo del nostro sportello digitale di oggi, che insomma un altro importante, ecco, suggerimento che vi daremo, che si tratta proprio anch'esso della nostra vita privata. Certo, adesso il registro delle opposizioni, che era già noto, che permette di difendere i consumatori, perché si possono registrare i numeri per evitare che i vari centri, quelli call center, trovino il vostro numero e vi telefonino, no? Per a la pubblicità, eccetera. Accaduto? Brava. Adesso si possono inserire anche i nostri numeri di cellulare. Questa è la grande novità, no? E quindi anche chi trova il nostro numero senza il nostro consenso è più protetto. Per fare in modo che il vostro numero sia inserito all'interno del registro delle posizioni, bisogna andare online, c'è un modulo, basta andare dentro www.registrodelleopposizioni.it e lì è possibile creare questo modulo online, che poi viene scaricato, lo potete mandare via posta elettronica, raccomandata o fax, in modo da evitare che possano contattarvi per offerte commerciali. Quindi addio a offerte commerciali sempre, yes. Ora di pranzo, ora di cena, di prima mattina, insomma, va bene, grazie. Allora, il digitale in un certo senso ha aiutato a diffondere, Marco, quelle leggende metropolitane, no? Tu che giri tanto il web, quindi ne avrai scovate, di certo, magari. Sì, è pieno, circolano tanto, ma poi senza doverle scovare troppo, sono quelle che ci arrivano, no? Nelle tasche, via WhatsApp, ci arrivano i messaggi, eccetera. Molte sono bufale, e le bufale sono quelle che in sostanza non fanno sì che si rubi qualcosa. Cioè la bufala, la caratteristica della bufala è quella dove si trova il mostro marino, ne abbiamo parlato, sulla spiaggia, che in realtà non esiste o che è piccolo, ma che in qualche modo non fa più danni di tanto. Mentre a volte ci sono le truffe, che sono molto pericolose. Perché? Perché la truffa fa sì che vi rubino di fatto dei soldi. E a parte la creatività iniziale della bufala, che di solito è divertente, oppure vi invita a, no, ad andare a cliccare su un sito, a accedere ad un buono sconto e così via, va a finire che cercano comunque di rubarvi o i dati o i soldi, perché questo è il punto. Quindi il più frequente, per esempio, che circola adesso e che ricorre sempre, è quello della richiesta di telefonare ad un numero, che di solito un numero che capita spesso, inizia per 0141, e che poi vi ruba quando telefonate 50 euro più 2,5 euro al secondo. Magari sentite la telefonata muta, ma non perché non è successo nulla, nel frattempo vi hanno portato via i soldi. Ma è vero?
E quindi è vero, come no? E quindi è vero? E quindi è vero. Cioè no, è vero che vi rubano i soldi. Poi le creatività che ci sono sopra non necessariamente. E allora voglio proprio vedere, Marco, se riuscite a scovare un video che riesca a sorprendermi più di quanto tu non abbia già fatto finora. No, beh, fantastico. La tecnologia, anche tecnica, fisica, non solo quella digitale, fa delle cose straordinarie. Infatti qui si parla un po' di tecnologia in generale. E ci sono, ho visto questo video, molto più che divertente, insomma, ti lascia perplesso perché, no, comunque, guardate, ci sono dietro di noi qui, ci sono queste monorotaie giapponesi, no? Dove vedi che ci sono questi treni che in modo molto veloce cambiano binario uno dietro l'altro, cioè i binari, gli scambi si muovono velocissimamente, vedete? Si sfiorano, ma è straordinario vedere come si muovono quasi in modo fluido, no? Sembrano quasi organiche più che cose tecnologiche. Bello, divertente. Bello, ci vorrebbe qui in Italia. Risolveremo il problema del traffico. Il famoso traffico. Ed ora divertiamoci con le trovate, che non so se il tuo o il tuo avatar riuscite ad organizzare. Che cosa avete, che cosa avete combinato in questa settimana, in questi giorni in cui non ci siamo visti? Incontriamolo. Incontriamo, vediamo cosa sta facendo, cosa dice, cosa sta combinando. È presente, ma è qui con secondo noi. Me sì, chiamiamolo. Vediamo. Il kitabu al tawil. Ma Marco, cosa stai dicendo? Ah, il libro è sul tavolo, però in arabo. E come l'hai imparato? Grazie a internet, ovviamente, no? Ci sono un mucchio di applicazioni per imparare le varie lingue. Attenzione, guarda, Che? Quante lingue parli in cinese? In svedese ti ho chiesto se parli svedese, dai. Marco, mi devi spiegare come hai fatto, ok? Va bene, ti svelo il segreto. Allora, c'è un'applicazione che si chiama Busu, eccola qua, e praticamente ti aiuta ogni giorno con nuovi esercizi a imparare nuove lingue, ti porta piano piano a crescere nella lingua. Oppure, vedi, ci sono tutti questi esercizi qua. Oppure, ad esempio, YouTube è un ottimo mezzo, bisogna andare su YouTube, è gratuito peraltro, e cercare per corso di lingua in, e potete scrivere praticamente quasi tutte le lingue del mondo e c'è sempre qualcuno che fa un corso gratuito di lingua. Vedi, guarda quanti sono, di tutti i tipi, cinese, inglese, che è molto importante ovviamente, ma davvero tutte le lingue. Per cui internet oggi vi aiuta a diventare dei poliglotti. Bravo Marco, grazie mille dei consigli. Ciao Marco. A presto. A presto. Evviva, beh, quindi posso lasciare il mio corso di inglese, abbiamo trovato la soluzione per parlare le lingue. Lo trovo un po' invecchiato, comunque. Non sì, è... anche io, non tanto. Va benissimo. Sì. No. Che cosa avrà fatto, chissà. Ed ora leggiamo la mail di Gianni che scrive: vorrei copiare l'indirizzo di un sito internet che ho visitato e che mi interessa. Come posso fare? Bravo Gianni. Allora, ad esempio, quando si va in un sito, c'è un indirizzo che si chiama URL, no? Che indica l'indirizzo univoco, cioè quando andate all'interno, URL, più pian, che URL troppo, no? Quando... E quindi in sostanza è questo indirizzo unico che si trova all'interno del browser, cioè di quando navigate, no? Per esempio, questo qui è il sito rai.it, se non volete necessariamente doverlo dare, a volte ci sono degli indirizzi più lunghi, fortunatamente Rai è proprio breve, è sufficiente tenere premuto qui, vedete, seleziona e poi si copia l'indirizzo. Questo indirizzo che si copia si può portare all'interno di un'altra applicazione ed incollarlo. In questo modo, con incolla, è possibile portarsi dietro l'indirizzo quando a volte è molto lungo e aiutare quindi chi deve riceverlo. Bene, il vivere social non solo, caro prof, ci insegna, ci informa come muoverci magari nella quotidianità, ma anche quando, come vogliamo, diciamo, come farlo quando ci vogliamo divertire, teatro, ci vogliamo svagare. Teatro. Internet teatro. O no internet? Non internet. Questo è il dilemma. Aiuto. Va bene, lasciamo perdere. Allora, no, perché a volte a teatro si dice bisogna spegnere i cellulari. Siamo a teatro. Sempre, mi sembra normalmente. Giusto. Invece qui bisogna tenerli accesi. E non è una nuova forma di performance, ma è semplicemente che ci sono delle applicazioni molto interessanti per il teatro. Per esempio ce n'è una che si chiama iTheatre, che è quella, come dire, londinese, un'altra famosa dei teatri londinesi, un'altra che si chiama London Theatre, ma anche in Italia ne abbiamo una molto carina, si chiama Teatro
Pocket, e lì dentro ci sono tutte le novità sugli spettacoli, ci sono le interviste, la programmazione, le sale, le recensioni, insomma un mucchio di roba veramente utile per chi vuole andare a teatro. E ovviamente quando entrate in sala spegnetelo però il cellulare. Grazie a Marco Camisani Calzolari, anche oggi finito lo spazio, ma ritroveremo sabato prossimo. E non chiudiamo senza avervi ricordato che se volete contattarlo potete farlo su Facebook, il suo nome è Marco Camisani Calzolari, l'originale. Grazie.